Signore e signori, buonasera, benvenuti alla Vigna per la prima edizione del Giovanna? Mix Game. Cos'è il Mix Game? È un telequiz organizzato da Telegianna per fare divertire le persone. Direi che come definizione va benissimo. Signori, è finita l'anteprima, ci vediamo tra poco. Tisanoreca 2, all'avanguardia, 31 nuovi prodotti, dolci e salati, tutti senza glutine, con meno carboidrati e più proteine vegetali, per aiutare la tua linea. Prova nei nostri centri qualificati il frutto della nostra ricerca scientifica, la nuova dieta, brevettata Tisanoreca 2. I prodotti Tisanoreca 2 ti aspettano nel centro benessere Sole Luna di Casinina di Auditore. Scegliete Tisanoreca 2, pratica ed efficace, e soprattutto ricordate, non sono a dieta, sono in Tisanoreca 2. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casinina di Auditore vicino a Urbino, per info 0722 362635. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casinina d'Auditore. In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge l'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Bene, signori, bentornati al Mix Game. Allora, Giovanna vi ha appena spiegato di cosa si tratta, quindi noi andiamo a presentare la nostra giuria. In quanti siete? In due? Siamo in due, ma ci manca il terzo. Siamo in due non va cioè, bene. Cioè, non si è mai vista una giuria con due giurati. No, va bene che noi non andiamo mai d'accordo, però il terzo. Ci vuole, per far meglio Giovanna, giusta. Giovanna, prendi in mano la situazione, vai a scegliere un giurato. Però deve andare bene anche noi, dico bene Massimo. Rigorosamente, voteremo anche il giurato. Alessandro. Cosa dici te? Adesso fanno domande. Vai, falla a te che sei più preparato. Vieni Alessandro, vieni pure. Non mangiamo. Dai, la facciamo dopo la domanda. Facciamo dopo. Ok. Noi siamo esigenti, Ve lo diciamo, vero? Rigorosamente. Senti con Alessandro, fanno te sei raccontaci. Molto esigente. Sì. Siamo esigenti noi, ecco. Poi lui ha una lunga tradizione nei talent, Massimo, quindi soprattutto nei giurati, ecco. bene, ma allora scusate, presentatevi rapidamente, iniziamo da Alessandro. Quello devo dire? Ah, presentati. Quanti anni hai? Emozionato. Dai, facciamo le domande. Quanti 58 anni, sono di Urbino. Bene, in bocca al lupo Alessandro. Sì. È la prima volta che fai il giurato? La prima volta, sì. E perché la prima volta? Perché non ho avuto mai occasione di... Sei emozionato? Molto. In fondo è stata una sorpresa, tutto così improvvisato, esatto. Quindi... Bene, okay. Passiamo al secondo membro della giuria, Francesco. Francesco, 23 anni, di Casinina. Non hai bisogno di presentazioni. Io invece sono Massimo, 47 anni, sono di Macerata Feltria. Molto bene. Faccio parte della Proloco, organizzo eventi, quindi voglio vedere cosa faremo stasera. Se faremo curioso. Niente di buono, soprattutto. Esatto. Che gli rubiamo il format del Got Talent a Macerata, capito? No, quello ormai molto l'abbiamo bene, depositato. Molto bene, molto bene. Allora, direi, Giovanna, che possiamo iniziare, no? In ogni momento. Bene, allora possiamo iniziare, dicevamo, e spieghiamo rapidamente in cosa consiste il Mix Game. Come vi dice già il nome, Mix Game non è altro che un misto di giochi che andremo a fare. La prima manche, così la possiamo definire, consisterà nel fatto che i concorrenti ci diranno delle materie nelle quali poi dopo noi andremo a formulare delle domande.
verranno formulate tre domande a rotazione, ovvero primo concorrente una domanda, secondo concorrente la prima domanda, terzo concorrente e così via. Si riparte dal primo concorrente, seconda domanda, eccetera, eccetera. E, praticamente ad ogni domanda a cui si dà una risposta esatta corrisponde un punto, Giovanna, dico bene, e questi punti saranno poi dopo accumulati e finché si andrà poi dopo a quella che è la seconda manche. La seconda manche consiste invece, Giovanna, in una performance che ogni concorrente presenterà. E, al termine di questa seconda performance ci saranno le votazioni da parte della nostra giuria e l'ultimo verrà eliminato. Alla fine ci sarà un'ultima manche, in questo caso noi faremo, o meglio, forniremo una risposta e forniremo poi dopo successivamente quattro domande e quindi i concorrenti dovranno individuare quella che è la domanda giusta alla risposta che viene fatta, quindi un po' il contrario di tutti quelli che sono i quiz canonici. Al termine di quest'ultima prova l'ultimo verrà eliminato, rimarranno in gara solamente due concorrenti i quali tra 15 giorni si sfideranno sempre qui alla Vigna con gli altri due concorrenti che verranno fuori dalla puntata della prossima settimana. Giovanna, vuoi aggiungere qualcosa? È perfetto così come l'hai presentato tu. Un applauso a Giovanna, grazie. Bene, iniziamo con il primo concorrente al quale formuleremo le domande. Chi è il primo concorrente? Il primo, forza. Io direi che il primo è il signor Quinto a questo punto. Signor Quinto. Un applauso per Quinto. Poche domande, quelle giuste magari. Allora, signor Quinto, facciamo fare una rapida presentazione anche Quinto. Quinto, da dove vieni? Da Casinina. Quanti anni hai? 71. Portati benissimo, complimenti. Qual è il segreto? Boh. Bene. Come mai stasera al Mix Game, Quinto? Cioè, riesci a essere più convincente? Ma convinta lei. Bene, dai, mi sembra sufficiente, mi sembra più che sufficiente. Ok, in che materia ti sei preparato, Quinto? In nessuna materia. Beh, no, ma avevi detto ortaggi, verdura, queste cose qua. Acqua passata. Bene, allora iniziamo. Iniziamo con la prima domanda. Sei concentrato, Quinto? Sì. Allora, la domanda è la seguente. Quale ortaggio va conservato al buio? Allora, le risposte sono le seguenti. La prima è fava. La seconda è patata. Cece. Rapa. Allora, pensaci, non rispondere subito. Pensaci, facci sentire ad alta voce il tuo ragionamento. Puoi ripetere? Patata. Perché patata? Perché ha bisogno del buio la patata. Perché ha bisogno del buio la patata? Perché la rapa non ha bisogno del buio? Perché buttano i getti, so. Bene. La risposta esatta è patata. Bravo Quinto, bravo Quinto, bravo. Per evitare la germogliazione, bravo. Quante patate, Quinto. Bene, adesso puoi tornare seduto perché chiamiamo il secondo concorrente, ok? Non era facile come domanda, no? Poi abbiamo il secondo concorrente che, se non ricordo male, è... Noi abbiamo una domanda alla giurati, siamo puntigliosi. Quante domande hanno i concorrenti nella prima manche? Tre. Però ne hai fatta una. Sì, perché come abbiamo detto le facciamo a rotazione. Non eravamo attenti, Massimo. No, eravamo distratti. No, distratti. Direi che... Abbiamo letto bene il regolamento. Chiediamo scusa. Bene, io chiamerei il secondo concorrente. È il pubblico che distrae. Il secondo concorrente? C'è un attimo di incertezza, ma colmeremo anche... Ah, molto bene, molto bene, molto bene. Abbiamo il piacere di avere qui con noi Barbara D'Urso col cuore. Che onore, che onore. Ti adoro. Quindi Barbara, un applauso per Barbara. Grazie.
Già 20 punti, complimenti. Quindi, sappiamo già tutto di te, Barbara D'Urso, 59 anni, di Napoli. Pure, quindi, anni, non le dire. Non, io sono non una ragazzina, anche se sono 72 anni che lavoro alla TV, tu ancora eri una ieri. Non è così, ma comunque grazie lo stesso. Bene. Non mi tirate via la luce, per favore, la luce di me. Bene. Sono abbastanza i fari, van bene. Ma io ne metterei uno bello grande qui, però che mi prende tutta sul viso. Sapete, io vi amo, vi adoro, siete i miei tesori. Ma questa sarebbe l'esibizione? No, anche dopo, no, anche perché dopo. No, perché Barbara, l'esibizione la facciamo dopo. Cosa può venire dopo? Siamo molto curiosi. Ci viene anche lei, chiedaci Massimo, sono aperto la neuro qua. Allora, iniziamo con la prima domanda. Cosa dice Alessandra? Tu che materia portavi a piacere? Macchine e motori in generale, molto bene. No, che macchine e motori? Allora, iniziamo con la prima domanda. Sì. Molto, questa è molto facile però, Barbara, guarda. Allora, iniziamo. Quale casa automobilistica italiana non ha come simbolo nel suo stemma un animale? Le risposte sono le seguenti. Ferrari, concentrati, fai mente locale. Lamborghini. Alfa Romeo. Aspetta, sono quattro le... Cioè, è ripetuto così. Ma figurati. E l'ultima è Maserati. Te le devo ripetere? Ferrari. E fai mente locale. Lamborghini. Alfa Romeo. Maserati. Vai, pensaci, ragiona, facci sentire il tuo ragionamento a voce alta e poi dacci la risposta. Ma il ragionamento è poco, ma io l'Alfa Romeo mi sembra che c'ha uno scudetto con una croce e basta. Continua. Basta, cosa c'ha? C'ha una quindi bandiera. È la tua risposta? Sì, ma io di macchine non è che me ne intendo tanto. Allora, la Ferrari ovviamente ha il cavallino, la Lamborghini... C'è il toro, no? Bravissima. L'Alfa Romeo, ripeti, cos'è che ha? Ha un tipo uno scudetto con una croce, mi sembra, da un lato e delle righe dall'altra, o sbaglio? Allora, la risposta esatta è Maserati, quindi la tua risposta purtroppo era sbagliata, perché nel simbolo dell'Alfa Romeo... No, non sei eliminata, però nel simbolo dell'Alfa Romeo c'è un serpente vicino alla croce, quindi, c'è un serpente. Quindi è il caso di dire, noi giurati diciamo all'unanimità, l'ha detto Alessandro, però diciamo noi Massimo che Barbara ci sei caduta sul biscione che è anche il logo di Canale 5, su, tutta colpa del biscione. Secondo me il Silvio domani rivede il contratto. Anche secondo me. Bene. Barbara, complimenti, sei stata brava lo stesso, ci vediamo tra poco, ok? Grazie. Allora, passiamo al terzo concorrente, che in questo caso si può accomodare. Un applauso alla terza concorrente. Buonasera, presentati. Martina, 27 anni, avevo detto che avrei mentito però. Continua a mentire allora? 18. Di dove sei Martina? Di Casinina. Perché a questo gioco stasera? Mi hanno incastrato. No, non è vero, mi ha convinto parte della giuria. Bene, mai fidarsi della giuria. Mai. Alessandro. Urbino lui. Ma scusate, chi sta tenendo il punteggio? Siete in due a presentare adesso, non vorrei dire, ma qui bene, ma noi già presentiamo, quindi chi è lui là vicino sotto l'albero di Adamedi? Abbiamo dimenticato il pezzo forte di questi presentatori. Signori, un applauso al gong. Fa sentire come batti il gong. Van Gong. Però Van Gong. Bene. Allora, quale materia portavi? Impressionismo. Fantastico. Iniziamo subito allora con la prima domanda. Quale di queste cose è stata concepita grazie all'impressionismo? O meglio, inventata sostanzialmente. Allora, la prima è tubetto di colore,
La seconda è tavolozza dei colori. Terzo è il kabuki. Sai cos'è il kabuki? Il kabuki in sostanza è quel pennello col manico molto corto che permette l'applicazione di un... dopo questo lo vedremo dopo. Mangiato un'enciclopedia. È un pennello molto corto. Veramente. Io mi ricordo il pennello cinghiale, e non il kabuki. E l'ultima è, direi, il Louvre. Allora, ripetiamo. Cos'è che è nato, insieme all'impressionismo? Il tubetto di colore, la tavolozza dei colori, il kabuki o il Louvre? Insieme. Ragiona ad alta voce. Insieme? Nella stessa... Ok, allora Louvre. L'impressionismo ha portato allo sviluppo di questa, di una di queste quattro cose. Quindi adesso ragiona ad alta voce, facci sentire il tuo ragionamento e vedrai che è andato tutto bene. Ah, guardia. Allora, il kabuki in realtà non l'ho mai sentito a livello dell'impressionismo artistico, quindi mi sembra da escludere per questo motivo. Poi può essere la mia ignoranza personale e ci sta. Per quanto riguarda il Louvre, è un museo e credo che non credo che sia nato alla fine del 1800, e la tavolozza era comunque usata già in precedenza, quindi andando a esclusione credo il tubetto. Sei sicura? No. Però tanto ormai. Allora, non sei sicura, ma la risposta è esatta, un applauso. Bene, ci vediamo dopo. Grazie. Allora, poi dopo adesso abbiamo il pezzo forte della serata, perché abbiamo in realtà due concorrenti al posto di uno e li attendiamo qua. Prego. Un applauso di incoraggiamento. E voi siete? Arianna. Di dove sei e quanti anni hai? Di Casinina, 10 anni. Complimenti, Arianna. E tu invece? Edoardo Micheli, 10 anni e vivo a Casinina. Molto bene. Avete portato una materia? Due in realtà. So che avete portato storia e geografia. Dico bene? Sì. Ok. Che classe avete fatto quest'anno? Quarta. Com'è andata? Bene. Meno convinto. Ok, iniziamo con la domanda? O volete dire qualcosa? No, volete salutare, che so, la zia della Nuova Zelanda? Tanto ci vedono anche in Nuova Zelanda. Vuoi mandare saluti a qualcuno? No. No. Bene, ora iniziamo con la prima domanda. Quale di questi stati non esiste? Quindi non esiste. Non avendo una propria popolazione, un proprio territorio ed una propria organizzazione politica. È chiara la domanda, no? Cioè, uno Stato che non esiste. Ad esempio, la Lapponia. La Lapponia non esiste, la terra di Babbo Natale, dico bene? È chiaro? Non esiste, però si dice, ah, Babbo Natale viene dalla Lapponia. E uno magari è indotto a pensare che esista, ma non esiste, lo Stato della Lapponia non esiste. È una zona, ok? Io ho scritto Kirvesniemi a Babbo Natale. Allora, voi dovete dire lo Stato che... Ero convinto, ho scritto lo Stato. Allora, la prima possibilità è Nord Sudan, la seconda è Sud Sudan, la terza è Sudan e poi dopo abbiamo Timor Est. È chiaro? Ma tanto te non la sai, se non la senti uguale. No, già poverino mi è rimasto scandalizzato. La storia della Lapponia che non esiste. Io tutti gli anni, ormai da anni, ma tu ormai sei grande, scrivo dai, qui. Kisverniemi, tra parentesi, stato di Lapponia. Ho scoperto che non esiste. E quante cose si imparano nel mix game. Per fortuna che sono venuto qui stasera. Bene, allora ragazzi, avete capito? Cioè, allora io vi ho elencato quattro stati. Uno di questi non esiste. Ve li ripeto. Nord Sudan, Sud Sudan, Sudan, Timor Est. Allora, vi diamo una mano. Sudan. Esiste, dai. Quindi, allora, rimane uno degli altri tre. Dico bene? Bene. Timor Est esiste. Chi non ha sentito Timor Est in fondo? Esiste? Sì. Esiste? Sì. Bene. Sono rimasti Nord Sudan e Sud Sudan. Sono dei nomi un po' strani, però uno di questi due stati non esiste. Consultatevi ad alta voce, ci fate sentire il vostro ragionamento e poi dopo date la risposta. Vai. Sud Sudan. Non esiste? Sicuri? Perché?
mai sentito, neanche nelle cartine geografiche. Allora, in realtà Sud Sudan è una risposta sbagliata, perché esiste il Sud Sudan, è uno stato che si è formato da pochissimi anni, che si è staccato dal Sudan, e esiste il Sud Sudan, quindi è il Nord Sudan che non esiste, ma io direi che un applauso a questi ragazzi glielo dobbiamo fare lo stesso, perché sono stati bravi in ogni caso. Ci vediamo dopo, ok? Bene. Era un po' difficilina comunque, no? Qui ci stiamo dicendo, era Alessandro. Effettivamente era un po' difficilina. Io direi che effettivamente era un po' difficilina. Il punto di darlo lo stesso, noi qui giuria diciamo. Io sarei d'accordo di darlo lo stesso, sì. Il punto. Perché i giovani vanno sempre incoraggiati. Noi siamo sempre dalla parte dei giovani. Perché noi che siamo vecchi non la sapevamo, quindi. Soprattutto. Soprattutto. No, i giovani vanno sempre incoraggiati e quindi vi diamo un punto. Prima. Ok, allora possiamo andare avanti. Giovanna, come va? Bene. Te l'aspettavi così questa serata? Certo, ci stiamo divertendo in fondo. Wow. No? Ok, andiamo avanti allora. Abbiamo avuto l'ultimo concorrente, quindi richiamiamo il signor Quinto. Quinto. Magari velocizzando un po', perché sennò proprio a Quinto glielo chiediamo di velocizzare. Non vogliamo essere cattivi, dobbiamo velocizzare. Dico... sta venendo sull'umidità della, cioè abbiamo l'artrite. È vero. C'è l'artrite. Anche qua questo l'hai messo all'età. In piega, capito? Allora, seconda domanda, Quinto. Quindi i capelli crespi. Sei pronto? Speriamo. Allora, anche questa è cattivella come domanda. Io non so chi le abbia fatte queste domande. Comunque la domanda è la seguente: quale di questi tipi di cipolla non esiste? Quindi siamo passati dalla patata alla cipolla. Allora, la cipolla rossa di Tropea, Calabria, la cipolla rossa di Suasa, Marche, la cipolla ramata di Montoro, Campania, la cipolla amara di Urbania, Marche. Te le devo ripetere? Hai presente? Te le devo ripetere o ti butti? Mi butterò. Mi butto. Buttati. Scusa. Ok, non ti buttare, ripeto. Allora, quale di questi tipi di cipolla non esiste? Poi c'è quella rossa di Suasa, Marche. Suasa esiste? Le Marche esistono? Non mai sentita. Mai sentita. La cipolla ramata di Montoro, Campania. No. Mai sentita nominare. Mai sentita. La cipolla amara di Urbania. Urbania l'avrei sentito. Sì. Cipolle Urbania. Sì, Urbania, sì. Ok, quindi sei pronto per dare la risposta? Quella delle Marche. Quindi la cipolla rossa di Suasa delle Marche non esiste? Io non l'ho mai sentito nominare. Risposta sbagliata, vai a sedere. Perché la risposta, il tipo di cipolla che non esiste è quella amara di Urbania. Non è salata, esiste. Quella di Urbania, visto che ci mettono il sale per fare... E qui era più forte sulle patate. Qui. Bene, andiamo avanti. Non sono preparato, io mi argomento un altro. Ok, di nuovo Barbara D'Urso. Barbara, vieni a noi. Questa però è troppo facile. Giovanna, questa è troppo facile però. Vabbè, la facciamo lo stesso. Anche io. Ok. Ma in realtà parliamo di Valentino Rossi questa volta. Un campione. Un campione della nostra terra, lo vogliamo omaggiare con questa domanda, Barbara. Allora, con quale di queste scuderie non ha mai corso Valentino Rossi? Ora te le vado ad elencare: Yamaha, Aprilia, Honda, Kajiva. Te le dobbiamo ripetere oppure ci fai sentire il tuo ragionamento? Con la Kajiva non ha mai corso. Bravissima, brava Barbara, brava. Vai. Ok, com'è la classifica? Stai tenendo... In teoria lo dovreste far voi, comunque noi siamo... Per me dovete tenere i gonghista lì. I gonghista, siamo bravi lì. Gonghista, vieni qua. Ti investiamo ufficialmente, hai perso il conto. Allora, ricapitoliamo. Tu tieni a mente, Quinto ha un punto. Barbara D'Urso ha un punto, fino adesso semplice. I bambini hanno un punto.
E aspettiamo il terzo concorrente. Chi è il terzo concorrente? È anche. Ci ricordi il tuo nome? Martina. E anche Martina ha un punto, quindi sono tutti a pari. Potresti essere come di quinta, invece così. Martina portava l'impressionismo. Come tirarsi la zappa sui piedi? No, ma sei stata brava prima, complimenti, dai. Ma perché l'impressionismo, cosa ti piace dell'impressionismo? Il fatto che non sia definito, ma che ci sia comunque un'armonia all'interno del quadro. Bellissimo, che poi in fondo è un po' la metafora della vita, no? Sì, sì, alla fine. Bene, andiamo con la seconda domanda, Martina. L'impressionismo è una corrente artistica che nasce in... Dove nasce? Parigi. Esatto, nasce in Francia, a Parigi. Ma qual è il periodo in cui nasce? Seconda metà dell'Ottocento, diciamo tra il 1860 e il 1870. Prima metà dell'Ottocento, tra il 1810 ed il 1820. Inizio del Novecento, quindi tra il 1900 e il 1910. Seconda metà del Novecento, tra il 1940 e il 1950. Inizia nel 1860, quindi seconda metà del 1800. La risposta esatta, brava Martina, un applauso. Brava. Quindi Martina... Due punti. Bene. Aspettiamo di nuovo i ragazzi. Vi state divertendo? Sì. Bene. In geografia come andavate? Io male. Io bene. Ok. Allora, posso andare con la domanda? Cosa sono i Carpazi? La prima risposta è un sistema montuoso centrale dell'Europa. La seconda è popolazione di origine slava che vive ai confini tra la Romania e l'Ucraina. È il nome con cui si indicano i fiordi svedesi, perché sapete i fiordi sono norvegesi, no? Essenzialmente. Oppure sono formazioni lacustri, quindi laghi. Formazioni lacustri, laghi, irregolari presenti nella tundra russa. Avete capito la domanda? Ve la devo ripetere? Ripetile. Allora, hai capito cosa ho chiesto? Cosa sono i Carpazi? Sì. Bene. Sistema montuoso centrale dell'Europa. Popolazione di origine slava che vive ai confini tra la Romania e l'Ucraina, nome con cui si indicano i fiordi svedesi, formazioni lacustri irregolari presenti nella tundra russa. La prima. Cioè? Bravissimi, bravissimi, veramente molto bravi. Bravi, bravi, bravi. Quindi i ragazzi hanno due punti. Bene. Chiama Quinto. L'ultima. Quinto. Oh, la spalla. Allora, con le patate è andata bene, con la cipolla meno bene. Vediamo con gli ortaggi in generale, ok? Quali? Allora, guarda, questa è una domanda, no, questa come domanda è bella perché devi sapere anche un po' di storia, non è proprio solo sugli ortaggi. Adesso, tu invece come te la cavavi in storia, Quinto? Dipende che tipo di storia. Poco bene. Allora, vuoi rispondere lo stesso o torni a sedere, guadagniamo tempo, come vuoi fare? No, proviamo. Proviamo lo stesso, perdiamo un minuto. Sì, andiamo. Ok, dai. Quale di questi ortaggi non poteva essere presente nell'orto del duca Federico da Montefeltro? Aspetta. Allora, il primo è veramente, il però, pomodoro, fagioli, cavoli, piselli. Allora, prima di tutto dobbiamo capire il perché della domanda. Il duca Federico da Montefeltro, più o meno, in che anno è vissuto? Boh. Allora, diciamo, è morto nel 1482 e quindi è vissuto, diciamo, nel 1400, nel XV secolo, quindi parecchio tempo fa. Allora, perché questa domanda? Perché si vede che uno di questi ortaggi non esisteva in Europa, almeno in quel periodo. E perché non esisteva?
perché magari quella volta tu scoprivi un continente, no? Li hanno esportati dall'America. Ma quale di questi? Ripeti. Pomodoro, fagioli, cavoli, piselli. Appero. Pomodoro. No. Dine una, che te frega? Non lo so. Dine una. Il pomodoro. Cioè, lo chiedi te a me? Deve essere una risposta. Qua le domande le facciamo noi, quindi. Pomodoro, dai, andiamo. La risposta esatta, bravo Quinto. Perché il pomodoro è arrivato in Europa nel 1540 e in Italia nel 1596. Se uno se lo volesse segnare, magari può tornare utile. Ok, no, quindi il punteggio com'è? Intervenga, giurato. No, volevo dire una battuta sul fatto nel giardino di Rocco, i piselli. Io cederei un attimo la parola alla regia. No, qui fanno, avranno cosa sentito, delle battute fuori luogo. Giurato. No, è stato un momento di... L'unico serie è lui, come ti sa questa prima manche. Molto, molto interessante, sì, sì. Federico ha mentito sull'età, Ancora abbiamo le prove, esiste, è vivo, dico bene. Esatto, sì, sì. Ancora bene. Gira per il Palazzo Ducale. Bene. E mangia ancora pavone arrosto. Quindi tu la sapevi la risposta. L'unica cosa è che lui ci sta prendendo veramente un po' di artrite, visto allora, questo bellissimo parco piscina. Acceleriamo. Chiamiamo subito Barbara D'Urso. Barbara. Cioè questa è l'ultima, Barbara, ma questa è veramente difficile. Allora, quando Ayrton Senna morì il 1 maggio 1994 durante il Gran Premio di Imola, correva la guida di una Williams. Ma quale numero aveva il pilota? Allora, no, aspetta. Lo 0, l'1, il 2 o il 12? Facci sentire il tuo ragionamento. Lui era un numero 1. Lui era un numero 1, ma chi prende il numero 1 in Formula 1? Non lo so, di motori di corse. Allora, non ti vogliamo far confusione. Lui, hai detto, lui era un numero uno, quindi? E quindi io penso all'uno. E la tua risposta? Non è affermativa. Sono tentata sul 12, ma non so se... Quindi risposta dubitativa. Tu puoi fare quello che vuoi, Barbara. Sei un personaggio della televisione, quindi dacci la tua risposta. Tanto devo buttarmi. Non la so, purtroppo. Anche se Ayrton Senna mi è dispiaciuto tanto quanto è morto, ero ragazzina, sai, io ancora sono molto giù. Vabbè, dai, diciamo il 12. Allora, tu avevi iniziato bene il tuo ragionamento, perché avevi detto lui era un numero uno, però quell'anno il numero uno non ce l'aveva nessuno, perché era campione del mondo Alain Prost, che si era ritirato da campione del mondo e quindi aveva corso anche lui sulla Williams e quindi la Williams aveva due piloti, aveva Damon Hill che aveva il numero 0 la prima volta che si era visto una cosa del genere e l'altro era Ayrton Senna che in realtà aveva il numero 2. Quindi non l'hai mai detto. La tua risposta è sbagliata. Ma quanti punti ha Barbara D'Urso? Uno. Dai, ti rifarai con la performance, sì, sicuramente. Dai, ci vediamo dopo. Va bene, grazie. Un applauso Barbara D'Urso. Impressionismo. Martina. Non ha nemmeno più il nome. Martina. Sì. Questa è facile, però questa è troppo facile. Vabbè, dai. Facciamo lo stesso. Allora, l'impressionismo in Italia non ebbe uno sviluppo molto particolare, confermi, no? Sì. In ogni caso, chi furono gli impressionisti italiani più affermati, definiamoli così, non più famosi, ma quelli che insomma si erano fatti conoscere un po' di più? Allora, come autori. Allora, la prima coppia è Lucio Fontana e Mario De Luigi. Poi Gino Severini e Filippo Tommaso Marinetti. Federico Zandomeneghi e Giuseppe De Nittis. Mauro Reggiani e Mario Radice.
devo ripetere oppure ci fai sentire? I due già li escludo perché sono del movimento futurista. Quindi Lucio Fontana e Mario De Luigi. È più odierno. Uno spazialista addirittura, pensa un po', spazialista. Sì, ha fatto anche lo squarcio nella tela. Cioè, infatti questo ha preso una tela, ha fatto uno squarcio, un'opera d'arte famosissima. Marinetti del 1919 con il manifesto del futurismo. Futurismo, quindi ti rimangono. Che ho motivato le altre due. Mezzo punto. Quindi ti rimangono Federico Zandomeneghi e Giuseppe De Nittis e Mauro Reggiani e Mauro Radice. De Nittis, credo sia l'unico che mi viene in mente, ma non ne sono sicuro. Quindi la penultima coppia formata da Federico Zandomenichi e Giuseppe De Nittis? Sì. Risposta esatta, un applauso per Martino. Oh, ho scoperto di avere un gatto. Com'è un la gatto classifica? Come si chiama? Futurista. Sì, perché mi graffio e mi rovina tutte le tende, quindi uno, ogni volta che squarcia qualcosa. Tre. Okay. Bene. Comincia a essere interessante il programma. Sì, valorizziamolo questo gatto. Devo dire a mia moglie che questo gatto invece di ucciderlo. Quindi voi portavate anche storia, dico bene? Un po' di storia. In che anno siete nati? Nel 2006. Tu? 2006. Bene. Allora, questa invece è una domanda che parla un po' di storia, un po' di geografia. Sicuramente i vostri genitori se lo ricorderanno, questo evento. Qual è stato invade l'Iraq di Saddam Hussein il 2 agosto 1990? Avete mai sentito parlare dell'Iraq, cose così? Sì. Allora, l'Iraq è sempre stato veramente. Il 2 agosto del 1990 invade uno Stato, che è uno di questi quattro che vi sto per dire. Quindi voi ragionateci. Iran, Siria, Kuwait, Israele. Devo ripetere o è abbastanza chiaro? Israele. Allora, date un'unica risposta. Kuwait. Israele. Date un'unica risposta. Mettetevi d'accordo. Fate un barabacci cicco. Israele. E la risposta è la vostra risposta? No. Mettetevi d'accordo. Brava, brava. Fatti valere, Arianna. Fate bim bum bam. Ecco. Prima di mezzanotte. Ecco. Che ore sono? Per me è Israele. Cosa facciamo? Una scissione? Scindiamo la squadra? Cosa? Ma chi c'entra tuo babbo? Dai. Chi è tuo papà? Lo vuoi chiamare? Vuoi chiamare l'aiuto? Lo facciamo venire qua? Qui la giuria. Qui ci vuole l'aiuto da casa. Io farei l'aiuto bene, da casa. Bene. L'aiuto da sentiamo casa. La giuria. È concesso, perché la domanda, no, davvero, la domanda riguarda un fatto avvenuto prima che loro, hai capito? Forse neanche i genitori ancora si conoscevano, dai. Io farei l'aiuto da casa. Ho il 50-50. L'hanno già fatto in qualche gioco? No, sì. Innovazione pura, insomma. Allora, la giuria vi consente di chiedere l'aiuto da casa, che in questo caso sarebbe papà. Sì. Chiama tuo papà, dai, fallo venire qua. Vieni. Cioè, quando le figlie ordinano i papà corrono, io ahimè ne so qualcosa. Tu sei? Mi chiamo Roberto. Quanti anni hai? Da dove vieni? Abito a Casinina, ho 51 anni. Allora Roberto, mettiti a favore di camera, fanno i cenni. Sì, sì. Scusate. Oh, ti piace sto gioco? Abbastanza. Hai imparato niente di buono? Sì. Qual è stata la risposta più problematica? Scoprire che insomma, non c'è la cipolla amara di Urbania. Diverse. Abbiamo parlato di patate, cipolle, qui c'è un po' impressionismo, c'è un po' di tutto, un po' di tutto, bene dai. Allora, riesci a dargli una mano a sti ragazzi? Ma diciamo, se non ricordo male, credo che sia il Kuwait, che invadono il Kuwait per via del petrolio e tante altre cose. Allora, dai, riconsultatevi e date la risposta. Lui rimane della sua idea. Fidatevi. Sì. Dai. Aggiudicato. Anche io. Ora date la risposta all'unisono. Kuwait. La risposta esatta, bravi. Bravi. Bravo il babbo, no, bravo, bravo il babbo. Papà in questo caso. Anche un ringraziamento alla giuria che ha permesso.
Signore e signori, bentornati al Mix Game. Inizia la seconda manche e, come avevamo detto, la seconda manche è caratterizzata dal fatto che ogni concorrente si esibirà in una prestazione propria in cui, diciamo, si sente forte. Al termine dell'esibizione la nostra giuria esprimerà un voto di gradimento che si andrà a sommare con il punteggio della prima manche. E vi ricordiamo che in testa in questo momento ci sono i nostri ragazzi che si esibiranno a breve insieme a Martina con 3 punti, abbiamo Quinto a 2 punti e Barbara D'Urso ad 1 punto. Comunque con queste esibizioni tutto si può ribaltare. Iniziamo la seconda manche con i nostri ragazzi. In cosa vi esibite, ragazzi? Ginnastica. Ginnastica. Siete pronti? Sì. Buon lavoro. Un applauso, qui ci vuole un applauso. Bravi, 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 veramente molto bravi, bravissimi, bravissimi. Quindi il gong ha sancito la fine della prova, vediamo la nostra giuria se ha gradito l'esibizione dei ragazzi. Molto... Chi inizia? Allora. Alessandro. Scelto dal pubblico, facciamoli venire qua che se vogliamo fargli qualche domanda, ragazzi. Lasciatemi. Andate, venite qua, che se la giuria vi vuole chiedere qualche chiarimento almeno glielo forniamo. Siete okay? Molto bravi, volevo sapere da quant'è che fate ginnastica assieme. Da 6 anni. Io 3-4 anni. 3-4 anni, bravissimi, complimenti. Bravi, bravi, veramente bravi. E voto? Voto, giurato. Voto, io darei il massimo a sti ragazzi. Bravi, dir poco, perché commentavamo che se lo faccio io non lo racconto come cosa. Questo è un argomento che noi guarda, no, sorvoliamo. Sorvoliamo l'entusiasmo no. Che ci mettono e la passione che hanno. Molto bravi, infatti volevo sapere come nasce la passione, dov'è questa per la danza artistica? No, ho cominciato a 5 anni e ho continuato. Ho voluto provare e mi è piaciuta e dopo... Sì. Bello, bello, quindi lo spettacolo va avanti, insomma, certo. Anche per me è un bel 10 più. Grazie. Bravi ancora. Complimenti. No, io volevo sapere solamente quanto tempo provate durante la settimana. Due volte alla settimana. E quante ore fate? Una ora. Bravi davvero. Insomma, due sì, no, ma anche perché vedo che sono molto snodati. Poi sono piccoli, quindi continuate perché sono cose, come dicevo prima, qui da noi gioca tutto il pallone, no? Vedere qualcuno che fa cose leggermente diverse fa piacere, dai. Io gli do un 10, ma non perché mi accodo a loro, perché ammiro il coraggio di sti ragazzi che fanno delle cose che io bravi, non riuscirei mai bravi, a fare. Bravi. Poi questa non è una palestra, insomma, i tappetini erano piccoli, insomma, bisogna fare attenzione perché comunque qua c'è un pavimento duro, quindi insomma, bravi veramente. Bravi. Accomodatevi. Ok, passiamo alla seconda esibizione, che in questo caso può essere Barbara D'Urso, direi. Oddio, qui cosa dico? Quinto? Alfredo, io vorrei dire una cosa, cioè, penso che loro concordano con me. Sì? È un po' rifugio peccatorum questo, tra il pubblico che urla, arriva, è sparito. Cosa ci stanno preparando? Io non lo so,
Barbare d'urso che arrivano così. Io secondo me c'è qualcosa che non è poi del tutto chiaro. No, poi io sto chiaro, vedendo qualcosa che sta arrivando da laggiù. Mi preoccupa sta cosa. Anche a me preoccupa, mi preoccupa sinceramente, perché è una cosa poco. Chiediamo Barbara d'urso, quindi facciamo entrare subito, così mentre gli altri devono arrivare, dai. Ma se Quinto non è pronto, chiamiamo Barbara d'urso. È pronto? È prontissimo. Bene. Allora, allora che venga avanti questa figura inquietante che vediamo all'orizzonte. Un applauso, aiuto, per Quinto. Ma io l'ho già vista questa cosa, mi sa, comunque. Anche te, vero? Che ambiente frequenti, no? Perché per me... Quelli che frequenti te, entrambi due, va, che li so soccorso. Questo mi preoccupa, hai capito? Bene, la mia posizione. Un applauso a Quinto. Tu. Ma chi è Quinto dei due? Mi auguro. Un applauso a Quinto. Oddio. Mi dica. Vedo che è in compagnia di una giovane signora. Complimenti. Gli piace? Ma perché no? Insomma, una bionda. Sì, dove l'ha conosciuta, signor Quinto? In giro? Sì, in giro, dopo si sono messi d'accordo. Ah, ho capito. Come si chiama? Zara. Zara, che nome esotico direi, eh? Ma da dove viene Zara? Molto lontano. Non avevo dubbi. Il nome lo dice. Sì. Non avevo dubbi. Ma di cosa si occupa Zara? Ma così, qualche festa, poi. Chissà, parla, posso provare a chiedere qualcosa a lei? Ma non gradisce, no. Troppe domande. E poi non sanno sta lingua. Allora lasciamo perdere. Però, ma da quant'è che la conosce sta Zara? Degli anni 80, diciamo. Ah, quindi è un pezzettino, insomma. Bene. Ma come ti sei vestito? Ma c'è una musica in sottofondo che invita al ballo. Signori, Quinto e Zara. Quinto, sei forte. È finita l'esibizione di Quinto e di Zara. Comunque complimenti. Grazie. Volevate esibirvi ancora? No, dai, direi che basta. Ma adesso sulla nostra graticola qua li vogliamo. Senti un po' la regia, la giuria. Ha da dire. Quinto, vieni qua al centro a favore di Carlo. Fai cominciare a... Okay. Perché è inquietante. No, inquietante. Io già ho il sonno leggero di notte. Vorrei... No, ma soprattutto in che posizione la tieni qui? No, a me ricorda un libro indiano, no, ma siamo in fascia protetta perché le 11 indiano, il Kama su posizione 14, capito? O la quinta, no, ti devi parlare Francesco, la dai il voto, vai, no, mi hanno bocciato tre volte. Vogliamo fare qualche domanda? Il microfono, sì. Non so, c'è qualcuno del pubblico che vuole, ha qualche curiosità da chiedere su Quinto e Zara? Io prima di tutto a me mi sembra una cosa strana, non so, il papà che papà, vieni, cioè cos'è che ti colpisce? Te che hai combattuto nel Kuwait. Guardali da qui. Cosa ti colpisce? Qui parlavano di posizioni, poi non... È un po' ambigua la cosa. È ambigua la cosa. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere, che è meglio. Ok, andiamo a sederci allora.
Abbiamo anche i bambini. No, appunto, dai, no, dai, cominciamo a dare i voti. No, no, niente di particolare. C'è di peggio. Quindi... Quinto, vai, vai vicino al conduttore col microfono, così puoi rispondere alle domande. Più che conduttore, no, no, parla io... tu. Motivala bene. Quindi. Devo motivarla bene? Sì. La mettiamo in mezzo a noi. Oh, no, qualcosa anche... per convincere anche la giuria, Quinto. Cosa devo dire? Tanto sanno giudicare da soli. Cosa vuoi pretendere? Guarda, guarda, cosa vuoi pretendere? No, ma noi siamo, se ci fate parlare, siamo molto curiosi, abbiamo tanti quesiti. Dai, dai, non vai avanti te perché loro. Sentiamo cosa hanno da chiederti. No, incuriosisce il fatto che c'è qualcosa che non torna con le scarpe. Perché allora, Quinto sembra che abbia le scarpe da donna col sì, tacco. Veramente. Mentre questa bambola... Sì. Ah, quello era uomo, quindi sì. C'è stata una mutazione nel frattempo. Non è che per caso c'è un altro in mezzo ancora, quindi è un triangolo. E lei che mi porta a cavallo meno. Ah, quindi si riconferma quello che dicevano, le posizioni promiscue qua. Sì, promiscue, quindi io darei un 10 per il coraggio. Per il coraggio. sì, ma Zara raccoglie le cipolle amare di Urbani in quella posizione. Lei mangia di tutto. Lei mangia di tutto. Io non andrei oltre. No, mi fermo qui perché. Mi fermo. Bravo, era esperto, Quinto, bravo, era esperto, bravo, no, visto che era esperto di ortaggi, ecco. Ne manca uno solo, no? Quale? Alessandro, niente da dire. Ho a posto così. Ne manca uno, qua non si però può dire. Però tu ne avevi anche, scusa Quinto, io mi ricordo che tu ne avevi un'altra, è venuta, lei che fine ha fatto? A casa. Ragazzi è bigamo. È bigamo, trigamo, quante ne hai di queste creaturine? Ne ho due, bastano. Va bene, quindi quanto abbiamo dato tutti quanti? Dato un 10, tutti 10 per la dignità. Per la dignità, per un applauso a Quinto. E coraggio che ha avuto Zara a presentarsi con lui. Direi proprio di sì, Quinto, bravo. Spogliare quando non ti vede nessuno, dai, puoi fare quello che vuoi. Fermiateci questo spettacolo, andiamo, cioè, avanti. Si voleva spogliare adesso, ma davanti mi preoccupa a tutti. Il fatto che Quinto secondo abbia me una si gamba veste anche corta da donna a volte, visto con quanta eleganza porta le scarpe da donna. Allora, andiamo avanti con la prossima performance che... Il livello sta salendo, sì, spudoratamente. Martina? Che direi, a questo punto chiamiamo Martina per il trucca bimbi. Beh, però Martina si deve preparare, quindi passiamo a Barbara. Ah, colpo di scena. Martina si deve preparare, passiamo a Barbara. Bene. Ecco, e questa mi fa quasi più paura del resto. Comunque, quindi, diamo a questo il punto cedo il microfono a Barbara. Sì, gong. Aspettate, Barbara, c'è il gong. Aspetta, gong. Prego, prego. Vai. Grazie, tempo. Buonasera a tutti, siete nel mio cuore. Io vi adoro, ma vi adoro, ma vi adoro. Proprio tanto, tanto. Allora, ragazzi, io sono qui questa sera per innanzitutto promuovere un altro dei miei miracoli, perché io ho una vita che lavoro in TV, ho bisogno di più luce ragazzi, più luce. E in TV volevo promuovere un altro dei miei miracoli, dicevo, perché vi dirò, l'altra sera su una signora di Auditore, aveva sete, si è alzata di notte, ha aperto il frigorifero e dentro c'ero io e gli ho detto: signora, faccia attenzione, da questo momento in poi io sarò la sua conduttrice per sempre. E lei è rimasta, è svenuta, e io sono rimasta un po' così basita, però comunque io sono qui e vi voglio bene, siete nel mio cuore, ma tanto, tanto, tanto. Baci, abbracci. Sì, sì. Ragazzi, ragazzi, per favore, vi ringrazio, ma grazie. C'è questo bellissimo signore che non so se porterò con me, ma gli farò qualche audience, se lei vorrà. Comunque io vi ringrazio tanto di avermi ospitato di Urbani. E vi prego, vi prego, siete nel mio cuore, non mi abbandonate mai. Ricordatevi che voi eravate tutti nell'uovo e io già facevo la TV, quindi sono la migliore. Grazie, grazie tanto.
Complimenti Barbara, complimenti. Vediamo se la giuria ha apprezzato, ma sicuramente avrà apprezzato la tua performance. Cosa dire? Vai, riuscivo a riconoscere la differenza tra la D'Urso e la signora. Ma chi sei lei? Perché già ha tentato 3 mesi fa di comprare la nostra web TV, quindi non vorrei che fosse lei. Ricordo, tu sai, ecco, che ricordo vagamente dove è successo. Ma qui vagamente. Ma una domanda che io avrei ora un po' più sì. Sono curioso, facciamo se ce l'abbiamo sì, qua. Sì, prego. Vadi. Ma quindi la prossima stagione fai mantieni la domenica, fai il Grande Fratello VIP o vieni da noi? Faccio tutto. Tutto, vieni anche da noi però? Una gamba la porto da te, l'altra a Roma, quell'altra a Milano. Mi trovate sempre. Io sono dappertutto. Un braccio, una gamba. Mi il cuore, ma questo cuore è grande, quanti chili pesa? Il cuore pesa? Per tutti, 1000 pezzi, a tutti, lo dono a tutti il mio cuore. Okay. No, la mia è solo una preoccupazione, io parecchie volte di notte mi alzo, vado a bere qualcosa nel frigo, non è che stanotte... Attento, ci sarò io ad aspettarti. Che era più inquietante di quella di Quinto, eh? Ci sarò no, io ad aspettarti. Lascerò la bottiglia dell'acqua fuori, perché... Vai okay. Col voto Alessandro. Si merita un bel 10, guarda. Grazie. Bravissimo. Grazie. Anch'io che io confermo, grazie. Capito? Grazie. Io invece voglio fare il cattivo. Dai, do un 9, ma solo perché ho paura che mi puoi rubare il posto a Tele Gianna, solo per quello. Un applauso a Barbara D'Urso. Brava. Questa è corruzione di giurato. No, brava, io... brava Barba. Basta. Io porto l'acqua al mulino. Rivedo il mio voto per... Accomodati pure. Allora, bene. Al termine di questa manche ci sarà il primo concorrente che sarà eliminato. E sarà eliminato ovviamente quello che ha il punteggio più basso. Come siamo messi a punteggio? 30-29. Chi? 30 qui e... 30 30 Quinto, 30 i bambini e 29 Barbara D'Urso. Abbiamo capito che vanno sommati al punteggio. Questo punteggio va sommato a quello di prima. Non ti ricordi? Alfredo, scusami, qua c'è un punteggio ufficiale. Senza... Bene, chi ce lo ricorda il punteggio ufficiale? Alessandro, pensaci tu, Aiza, ti vai. Fai come Lazzaro. Alzati il cammino. Allora, punteggio. Quinto, 32. Bene. Martina, niente ancora. Bambini, 33. Bene. E Barbara, 30. 30. Ok, quindi sarà decisivo il voto della giuria nel caso di... Poi c'è l'altro Giovanna praticamente. Giovanna, qua. Esatto. Giovanna che in questo caso... Si è prestata. E da quanto tempo fai, Body? Perdonami. Facebook principalmente, È un anno che faccio proprio all'interno di un'associazione con una mia amica e facciamo face painting quando possibile, eventi privati o pubblici. Bene, bene. Allora ti lasciamo la tua performance, in bocca al lupo e vediamo... Non vedo nulla, Martina sta dando seguito ad una delle sue creazioni. Ci vuoi spiegare cosa stai facendo mentre lo fai, Martina? Una farfalla sui toni del verde e azzurro, ricordando così il colore che ha Giovanna sul Bene, bene, bene. Ma è un soggetto difficile da riprodurre oppure... No, è abbastanza richiesta la farfalla. Come l'ha fatta sono quelli tra i più richiesti per i bambini. Per i bambini, perché cosa rappresenta la farfalla per i bambini? Grazie, così però mi accetti. Dai, un senso di... Leggerezza di felicità, leggerezza, non so. Bene, bene. Ma ci sono anche degli adulti che amano... Molti di meno perché sono resti a farsi truccare. La vedono più come un'attività per bambini anziché
per, che per... Ah, quindi ho capito, magari un adulto preferisce farsi un tatuaggio, sì, che non va via più. Esatto, l'idea di farsi truccare è un pochino più... storcono un pochino di più il naso, diciamo. Ah, e chi l'avrebbe mai detto? Infatti quando ci sono i ragazzi che si fanno truccare 18-20 anni così, li ringrazio che almeno danno l'idea di un face painting comunque per tutti. Pensa un po'. E, Giovanna, per te è la prima volta che ti fai fare... Sì, è la prima. Wow, what emotion! Ecco, vediamo che adesso fa addirittura dei contorni la nostra Martina. Conduttore, noi possiamo intervenire? Voi dovete intervenire. Anche adesso, no? Per capire un po' di più, così, visto che questa qui mi sa che è l'esibizione un po' più lunga. No, okay. Quella più probabilmente artistica, in quanto poi è sostanzialmente improvvisata, no? Perché diventa anche molto molto complicato. Abbiamo visto che ha detto per il tempo che ha, poco tempo che ha, hai ancora poco più di 4 minuti, quindi stiamo tenendo. La farfalla ha iniziato a volare. No, no, è quasi pronta. Quasi pronta. Comunque ho sbagliato a dire, era un poco meno di 4 minuti. Solo a principalmente face painting al sì. Massimo braccia, ma niente di più, ancora il corpo totale non ho mai provato. Ah, però quindi Francesco prossima mi volta proporrai il tuo corpo scultore, proprio guarda mai più senza, quindi vogliamo proprio dopo sì che arriva la Barbara D'Urso a disegnare una mortadella, capito, magari con quel Ecco, ci vuoi descrivere cosa stai facendo, Martina? Decori. Decori? Sì, comunque i soggetti bene o male si cerca quando si fa, non si ha molto tempo, quindi solitamente 5 minuti sono tanti e quindi si cerca di fare un soggetto abbastanza semplice nel quale si alternano sfumature, intanto ribalto tutto. Perfetto, perfetto, direi che perfetto, magari... Sollevatelo un po' sul... ecco, così se hai bisogno. Ma quanti ne fai in una sera? La sera record qual è stata? La sera record sono 52 bambini. Beh, nemmeno tanti, dai. Sì, sì. Poi il 53... il 53esimo l'ha ucciso, capito? Sì, dopo un po'... Guarda, peggio di Erode. Vorrei fare un... No! Direttamente col pennello... Com'è che com'era il pennello di prima? Il Kabu? Signor presentatore, era il Kabuki. Kabuki. Senti che nome giapponese. In realtà, non l'avevo Kabuki. Mai nemmeno io. Ma trapano. Un minuto e mezzo. E poi dopo un quarto di riso di volta. Sancirà la fine della performance. Ma come si manda di via Martino. Boh. Bene, fatto, ecco. Giovanna, alzati, mostrati al pubblico, wow. Un applauso. Fai luce sulla modella. Brava, 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 brava. Brave, 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 brave. Fatecela qua a far vedere. Vai, se c'è una telecamera. Brava, brava, brava. Veramente brava, sì. La posso smettere di accecare? Oppure... No, chiama la telecamera là, chiede di andare vicino. Aiuto, cos'è? Sfilati, ne hanno voti. No, io mi sto preoccupando di Quinto che non sta tornando. No, è tornato. Ah, è tornato. No, sta ammaliando Barbara D'Urso, forse vuole... Non parlo. Va bene. Bene. Sì, iniziamo... Con i voti. Noi votiamo, chi aggiorna? Noi, facciamo tutto sì, noi. Facciamo tutto noi, abbiamo deciso. A sei poi... service. Tre service, siamo in tre. Ecco, tre servi, ecco. Abbiamo altre domande per... Quella dobbiamola a Barbara D'Urso, come benvenuto. Sì, sì, no, illumina Quinto che mi preoccupa molto. Sì. Non me lo lasciare nell'ombra Quinto, non... Dai,
Ah, è tornato quinto. Quanto darti. È tornato quinto. Comincio io. Ah, è difficile. Non avevo la giusta luce. No, è a mio favore. Beh, abbiamo dato un faro degno di Barbara D'Urso. È molto bello, no, è molto molto bello. A me l'arte piace e ti do 10. Ecco. Grazie. Tu no, io faccio... dell'ordine cronologico. No, cattivo no, che perché dopo divorziamo, già sanno che siamo una coppia qui. No, io... Guarda, ti do 9. Sono un po' cattivo come giuria. E 9, ma solo per un motivo, perché non è una cosa mai vista, ecco, dai, abbiamo già vista, quindi 9. Però bravissimo, complimenti, eh. Mamma mia come sei cattivo. Prova a pensare, no, che comunque c'aveva il presentatore che gli faceva domande, noi gli facevamo domande, e il tema che scariva, la luce che si ribaltava, capito? C'aveva i fattori, capito? Io queste cose qui le apprezzo. Pensa molto. Sta in miniera al buio con un faretto. No, cioè con il capito. Ce l'hanno fisso, almeno. Ce l'hanno il fisso, capito? Dai. Questa l'ha aperta. No, io gli do 10 proprio per la difficoltà con cui si fa questa perfa. Fare il cattivo. Evidentemente. Bene, un applauso anche per Martina. A questo punto possiamo stilare la classifica e vedere chi è il primo eliminato. Prima fanno dei check da scaletta, che prima della classifica c'è qualcosa. Ovviamente, prima della classifica c'è qualcosa. Che cosa? È una co-conduttrice lì, noi siamo la giuria cattiva. Giovanna. Ovviamente la pubblicità. Pubblicità. Guardi. Tisano Reika 2, all'avanguardia, 31 nuovi prodotti, dolci e salati, tutti senza glutine, con meno carboidrati e più proteine vegetali, per aiutare la tua linea. Prova nei nostri centri qualificati il frutto della nostra ricerca scientifica, la nuova dieta, brevettata Tisano Reika 2. I prodotti Tisano Reika 2 ti aspettano nel centro benessere Sole Luna di Casinina di Auditore. Scegliete Tisano Reika 2, pratica ed efficace, e soprattutto ricordate, non sono a dieta, sono in Tisano Reika 2. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casinina di Auditore vicino ad Urbino. Per info 0722 362635. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti. Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casinina d'Auditore. In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge il piccolo santuario dell'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge l'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com.
Bentornati al Mix Game, signori. Bentornati al Mix Game. E abbiamo il primo concorrente eliminato, perché al termine delle quattro performance che avete visto, la nostra giuria si è espressa e purtroppo c'è stata un'eliminazione, perché un concorrente si ritrova ultimo da solo e quindi è stato eliminato. Ma per i dettagli della classifica cedo la parola a Giovanna. Prego Giovanna. Allora, sulla vetta a 33 punti abbiamo i bambini. Bravissimi, complimenti. Mentre abbiamo bensì un pari merito a 32 punti. Quinto e Martina. Purtroppo l'eliminata è Barbara. Chiamiamola così sono. Vieni Barbara. Barbara, vieni a salutare. Barbara, stai tranquilla che se torni a casa in tutta fretta c'è un biscione che ti aspetta, ricordatelo. Oh, che bello. Un applauso a Barbara. Era lo slogan di Barbara, ti sei divertita, che è la cosa più importante. Non pensai... basta che non venga nel mio frigo. Tornerai la prossima volta a vedere il Mix Game. Come no, senz'altro, allora, farò il tifo. Allora, ti aspettiamo Barbara, buona serata, buon rientro e grazie. Grazie a tutti. Bravissima comunque, veramente veramente brava. Bene. No, è un peccato Giovanna, perché Barbara è stata veramente brava, però sì, purtroppo sono le regole del gioco, uno doveva essere eliminato, è capitata Barbara. Nella vita si vince e si perde. Non bisogna battersi quando le cose vanno male, ma non bisogna neanche gasarsi quando le cose vanno troppo bene. Quindi bisogna essere medi. Regaliamo anche queste pillole di saggezza. Siamo sobri. Che sono medie, gratuite. Bene, poi non ci sono più le mezze stagioni. No. Rosso di Serbia, il tempo si spiega. Sì. Poi altri detti. Tanto va la gatta al lardo. Che ci lascia lo zampino. Bene, molto bene. Andiamo avanti. E siamo all'ultima prova. E l'ultima prova è caratterizzata dal fatto che noi daremo una risposta ai concorrenti con quattro domande e i concorrenti dovranno indovinare quella che è la domanda esatta per la risposta che abbiamo fornito. Quindi possiamo iniziare. Da chi vogliamo iniziare, Giovanna? Iniziamo dalla prima. Dai primi, anzi. I bambini. Un applauso ai bambini. Però, Giovanna, scusa, vieni vicino a me, ma queste sono troppo difficili queste domande. Come la vedi la prima? Non è molto facile, però voi siete bravi, no? Ci si prova. E allora proviamo. Sì, dai, effettivamente daremo il 50-50. Non è facile. Comunque, avete la giuria che è cattiva, ma dalla vostra parte, quindi però aiutiamo noi ragazzi. Attenzione, perché la particolarità nel dare le risposte è che se uno dà la risposta sbagliata gli viene tolto un punto da quella che è la classifica finale, se invece dà la risposta esatta gli vengono aggiunti 3 punti. Ok, siete pronti ragazzi? Allora, la risposta è 1864, che può essere tutto, può essere un cap, può essere il prezzo di una... può essere tutto, comunque è una cifra. La prima domanda è: quanti gol ha segnato Alex Del Piero con la Juventus? E effettivamente ci può stare. Del Piero è un grande campione, ha segnato tanti gol, può darsi che sia arrivato anche a 1864 gol. Da quanti giorni Matteo Renzi ricopre la carica di Presidente del Consiglio? Quanti fidanzati, ufficiali e non, ha avuto Belen Rodriguez? 1864. In che anno è stata fondata la Croce Rossa? Allora ragazzi, avete capito? La vostra risposta è 1864. Vi ho letto le quattro domande. E ve le ricordate? Ve le devo rileggere? Allora, la prima è quella su Del Piero.
Quanti gol ha segnato Alex Del Piero? La seconda è: da quanti giorni Matteo Renzi è presidente del Consiglio? Quanti fidanzati ha avuto Belen Rodriguez? E in che anno è stata fondata la Croce Rossa? Per me è la quarta. La quarta. Volete aggiungere qualcosa? Perché la quarta? Perché la Croce Rossa. Perché Belen Rodriguez non potrebbe aver avuto 1864 fidanzati? Troppi! No, bambini. Quella fino all'età della... Massimo, su! Bene! Giovanna, vuoi annunciare tu la risposta? Risposta? Esatta! Bravi, bravi, bravissimi! Quindi 3 punti! A questo punto sono... Verrebbe dire che sono i primi in classifica, e quindi voi saldamente in testa nella puntata dell'11 agosto, la finalissima. Saldamente in testa. Ok, chi chiamiamo per la seconda domanda, per la seconda risposta in questo caso? Quinto. Giovanna, chiama Quinto, per favore. Quinto! È sparito. Eccolo! Un applauso a Quinto! Quinto, sai cosa mi piace di te? Niente. No, scherzo. No, mi è piaciuta quella performance con Zara. No, bella. Bravissima. Di cosa vogliamo parlare? Perché vuole. Allora. Per me il gonghista muore di freddo. Probabile. Cristo è la risposta. Dai, solo la risposta. Cristo è la risposta. Allora, la domanda, la prima domanda da associare alla risposta è la seguente: nella religione cattolica chi è che viene raffigurato trafitto da frecce? Seconda domanda: qual è il nome dell'artista che ha concepito la passerella sul lago di Iseo, che consentiva fino a pochi giorni fa del resto di camminare sull'acqua? A quale figura religiosa è dedicata la piazza più famosa di Città del Vaticano? Poi, ultima domanda. Nella celeberrima ultima cena di Leonardo, chi siede alla destra di San Donato? Allora, Quinto, hai capito le risposte? Non ne so neanche una. Allora, buttati. Proviamo a ragionarci. Secondo Quinto, me sono le cipolle. Ragioniamo. Allora, la risposta è? Gesù. Cristo. Sì, più o meno la stessa cosa. Allora, quindi si parla, nella religione cattolica chi è che viene raffigurato trafitto da frecce? Hai un ricordo di qualcuno che viene trafitto dalle frecce? No. No? Ad esempio il protettore dei vigili urbani, ti dice niente? No. No, andiamo avanti. Poi, qual è il nome dell'artista che ha concepito la passerella sul lago di Iseo, che consentiva fino a pochi giorni fa di camminare sull'acqua? L'hanno fatto vedere fino alla noia. C'era sta passerella sul lago, arancione. Che adesso l'hanno levata. Quindi avrà un nome quello che ha pensato sta cosa. Sai come si chiama quello? Non lo so. Non lo sai. A quale figura religiosa è dedicata la piazza più famosa di Città del Vaticano? Città del Vaticano è presente. Qual è la piazza più famosa di Città del Vaticano? Una ce n'è, non puoi sbagliare. San Pietro, qua è. San Pietro, quindi Cristo, San Pietro, hanno niente a che vedere? No. Direi di no. E uno è il datore di lavoro dell'altro, no? Nella celeberrima ultima cena, il dipinto, forse l'ultima cena che ha fatto, che ha dipinto Leonardo. Pietro chi è siede sindaco alla destra di San Donato? Ma ci sarà San Donato poi in quest'ultima cena? Io non lo so, ci devi ragionare. Noi ti portiamo, Giovanna, noi lo portiamo al ragionamento. Infatti il ragionamento va bene, ma c'è un tempo da rispettare. Oh, Quinto, devi dare la tua domanda. 5 secondi, 4. No, perché... Sì, ma qual è la domanda? La risposta è Cristo, qual è la domanda? San Donato, non c'è. Ecco. La risposta, o meglio, in questo caso la domanda, è sbagliata.
quindi togliamo un punto a Quinto. Quinto, sei stato bravissimo però, sei stato veramente bravo. Un applauso a Quinto. Bravo! Quinto è un po' disorientato. Ah, ovviamente la piazza più famosa di Città del Vaticano è Piazza San Pietro e San Donato non è raffigurato nell'ultima cena. Invece la figura che è trafitta secondo la religione cattolica è San Sebastiano, che è anche il protettore dei vigili urbani. Siamo fuori tempo stretti, stanno dicendo. Allora quindi acceleriamo, scaldiamo questo diesel. Allora, Martina, sì. La risposta è H725. La prima domanda è 25. La prima domanda è: qual è la longitudine del meridiano di Greenwich? Seconda domanda: qual è il nome del bambino coprotagonista con Bud Spencer nei film Uno sceriffo extraterrestre, poco extra e molto terrestre del 79 e Chissà perché capitano tutte a me del 1980? Qual è la formula molecolare dell'acqua? Qual è il nome del primo cellulare lanciato da Motorola alla fine degli anni 90? Che aveva la caratteristica di aprirsi a conchiglia? Allora, la risposta è H725. Te le devo ripetere, ne hai esclusa qualcuna, ci devi ragionare. La prima e la seconda, e il Motorola non mi ricordo. Allora, quindi la prima qual era? Quella del meridiano di Greenwich. Sì. Perché l'hai esclusa? Perché era il meridiano zero. Esatto. H2O è la formula molecolare dell'acqua, esatto. Il Motorola non aveva quella marca e quindi rimane solo quello di Bud Spencer. Quindi io farei un applauso a Bud Spencer che ci ha tenuto compagnia quando eravamo piccoli. E quante serate abbiamo passato in famiglia, no? Magari vicino ai nostri genitori, a fare tante risate con i film di Bud Spencer. E la risposta è esatta. Brava, 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 brava. Bene, ora siamo arrivati alla classifica finale a questo punto e quindi c'è l'esclusione di un altro concorrente. Sì, anche perché siamo sui titoli di coda. Siamo sui titoli di coda. Chi è che viene escluso? Io. Quindi allora, si esclude. E chi ha la classifica? Rileggiamo un attimo la classifica. Allora, erano rimasti in gara Quinto, Martina e i bambini. I bambini hanno fatto una performance strepitosa e anche in questo caso e hanno guadagnato 3 punti e da 33 sono saliti a 36. E anche Martina da 32 che ne aveva dopo la risposta esatta su Bud Spencer è salita a 35 e Quinto ha sbagliato la sua risposta e da 32 è sceso a 31. Quindi facciamo un applauso a Quinto che ci lascia. Quindi Quinto è arrivato terzo. Quinto è arrivato terzo e nella puntata dell'11 agosto ci saranno i ragazzi con Martina. Con Martina. Dico bene. Li vogliamo chiamare ragazzi e Martina per un ultimo veloce applauso. Ricordiamo intanto che la seconda e ultima puntata quando sarà? La seconda ed ultima puntata sarà il 4 di agosto su telegianna.it. Un applauso, bravi, bravi ragazzi, brava Martina. Bene, la serata si conclude qua. Salutate il gonghista che ha preso freddo tutta la sera. L'applauso gonghista, fatti un gong. E sul gong finale ci salutiamo. Buonanotte a tutti. Grazie. Bene.